Ciao, ciao a tutti, buona giornata, ben ritrovati. Sto un po' latitando in questo periodo perché qua c'è il delirio. Stanno finendo di costruire, finendo. Stanno lavorando ancora alla zona beauty e quindi ho muratori, operai, elettricisti, idraulici, dalla mattina alla sera, il tutto da tenere sotto. No, stretto controllo perché scappa una roba e ti cambia il progetto che avevi nella testa. Quindi sto un po' in allerta in questi giorni. Però oggi mi vi andava di raccontarvi, di parlarvi di questa cosa che mi sembra interessante. Ieri sera stavo guardando un film ed è uscita questa frase che mi è piaciuta molto ed è quella che il titolo, diciamo, della chicca, no? Cioè, se vuoi una scala per il paradiso, non chiami un prete, ma chiami un falegname. Cosa significa? Significa che, tradotto dal bulgaro, significa che se vuoi, per esempio, avere nuovi clienti, non è che ti affidi alla provvidenza, ma devi chiamare un esperto e quindi, per esempio, un coach. Se tu però, tuo cliente, quindi il risparmiatore, vuole effettivamente gestire in maniera corretta il patrimonio, non si affida alla provvidenza, deve chiamare un esperto, cioè un consulente. Quindi questa metafora va bene per me che ve la sto raccontando a voi e per voi che invece potreste utilizzarla come esempio e come metafora appunto per spiegare ai clienti, prospect, insomma, a tutte quelle persone, a tutti quei risparmiatori che avrebbero bisogno di un esperto, ma che in realtà si affidano alla provvidenza. Questa è la chicca di oggi, ok? Tra pochi 2 ore inizia l'ultima puntata, l'ultima edizione di quest'anno del webinar sui salotti finanziari digital. Quindi, se chi sta facendo coaching non ha ancora partecipato, lo faccia, perché è l'ultima edizione, poi fino a fine settembre, inizio ottobre non ce ne sarà un'altra, e anche perché i salotti finanziari digital ti aprono poi uno scenario, quindi è la famosa scala del falegname, non è la scala della provvidenza, ti aprono dei scenari molto più interessanti, molto più importanti. Questo per chi ha coaching, chi sta facendo coaching è tutto incluso. Per tutti gli altri invece è a pagamento. Poi se deciderete di fare il percorso di business coaching vi verrà scalato, perché noi facciamo sempre così, tutto ciò che è incluso poi viene scalato se uno decide di partecipare a tutto il percorso. Impegnativo, certo, è un percorso impegnativo ed è fatto per gente che vuole veramente scalare quella scala, non per gente che l'appoggia al muro e poi dice vabbè, tanto la scala ce l'ho, quando c'ho voglia ci salgo. Non è così che funziona nella vita, ok? E soprattutto non si fanno clienti solo con una scala appoggiata al muro. Bene, ciao a tutti. Vado, comincio, sto finendo di sistemare di nuovo le slide perché io ogni edizione cambio qualcosa e quindi anche stavolta ci saranno delle novità. Ok, ciao a tutti, ciao.